Ricorre il 69° anniversario dell'eroica difesa del caposaldo di Curquabè da parte del primo battaglione carabinieri e zapatieri mobilitato, che il 21 novembre del 1941 si sacrificò in una delle ultime cruente battaglie in terra d'Africa. Per quel fatto d'armi, alla bandiera dell'arma fu conferita la seconda medaglia d'oro a valor militare, con la seguente motivazione: glorioso veterano di cruenti cimenti bellici, destinato a rinforzare un caposaldo di vitale importanza, vi diventava artefice di epica resistenza. Apprestato saldamente a difesa d'impervio settore affidatogli, per 3 mesi affrontava con indomito valore la violenta aggressività di preponderanti agguerrite forze, che conteneva con audaci atti controffensivi, contribuendo decisamente alla vigorosa resistenza dell'intero caposaldo ed infine, dopo aspre giornate di alterne vicende, a segnare per l'ultima volta in terra d'Africa la vittoria delle nostre armi. Delineatasi la crisi, deciso al sacrificio supremo, si saldava graniticamente agli spalti difensivi e li contendeva al soverchiante avversario in sanguinosa, impari lotta corpo a corpo, nella quale comandante e carabinieri fusi in un solo eroico blocco, simbolo delle virtù italiche, immolavano la vita perpetuando le gloriose tradizioni dell'arma. Curquabè, Africa orientale, agosto-novembre 1941. Quei caduti sono andati a far parte della folta schiera di carabinieri che, in pace e in guerra, hanno saputo tener fede al giuramento prestato, fino all'estremo sacrificio. A tutti loro, a tutti i familiari che con coraggio e dignità ne hanno sopportato la lacerante perdita, noi vogliamo rendere onore. Oggi si celebra anche la giornata dell'orfano ed è proprio a loro, primi destinatari del dolore per le gravi perdite di affetto, che vogliamo rivolgere il nostro più sentito pensiero. Grazie.